che casino, madonna. No, no, ci vuole un'idea. L'idea è questa, di sistemare questo gavone una volta per tutte. Quindi dobbiamo cercare di risolvere questo casino, cercare di sistemare tutta questa roba in una maniera intelligente. Per far vedere cosa ho comperato, innanzitutto serve un tavolo, un coltello da unboxing e ta-dan! Quindi, ah no, quindi andiamo a fare questo unboxing. Una scaffalatura metallica con cestelli, contenitori, ovviamente montabile. Staffe di fissaggio al muro, piedini, cestelli, gambe, spiegazioni. Le spiegazioni forse servono. Allora, sappiamo che si parte dalle gambe. Ora, prima che venga a piovere, perché c'è anche questo problema, dovrei svuotare tutto il gavone. Mi sono dovuto stoppare per due motivi. Uno, perché è venuto a piovere e non poco, quindi sono riuscito a ributtare anche con l'aiuto della mughiera tutta la roba su, comunque poi vi farò vedere, neanche male. E poi avevamo fame e, come potete vedere, abbiamo già sbafato con i nuovi piatti acquistati all'IKEA insieme allo scaffale. Ci sentiamo con la prosecuzione, poi vi faccio vedere come è venuto. Ciao! Eccoci tornati a quello che stavamo facendo ieri, che abbiamo dovuto interrompere purtroppo perché il tempo non è più stato dalla nostra parte, quindi abbiamo dovuto ributtare su tutto. Lo scaffale è questo, è stato piazzato. Siamo in una fase ancora abbastanza provvisoria perché sì, l'ho riempito di cose, ho messo quello che sarà mia intenzione poi tenere, però la cosa principale è che dovremmo andare a rimuovere il portamoto. Volevo farvi vedere, ho smontato queste viti che sono imbullonate sotto il camper con una barra. Ho svitato già questi dadi, c'è un dado di qui e un dado di qui che è all'interno a questa, che andrà smontata, e penso che questo portabici sia anche incollato. Ecco, da questa parte ho già smontato quello che sono le guide, questo è lo scorrevole su cui mette la ruota, e devo andare praticamente a rimuovere le viti che ci sono qui sotto, solo che, come vedete, sono un po' difficoltose perché hanno quella punta lunga, quel pezzo lungo, e il controdado, devo prendere una chiave in pratica che riesca a prendere il controdado e riesca a sfilarlo giù. Questi sono, diciamo, gli intoppi che sto incontrando. E con questo concludiamo questo piccolo spazio dedicato alla sistemazione del mio garage, e voglio rendervi partecipi adesso di quelle che sono le mie attività, vi invito anche a seguirmi su Instagram, perché anche lì potrete trovare dei mini video, comunque degli aggiornamenti in tempo quasi reale. Il video non vi devo dire cosa dovete fare, fatelo, e vi invito sempre a mettere dei commenti e soprattutto a darmi delle indicazioni per nuovi video. Ciao!